Buongiorno vlog. Oggi ci troviamo a casa mia e sotto il culo, sotto il mio culo, c'è un cartone. E voi vi chiederete che cos'è? E io ve lo spiego. Sono tutti gli sci nuovi Atomic della famiglia Bent. Stupendo. Quindi andiamo ad unboxare questo bellissimo pacco. Servirà una mano. Eccoli, con non poca scioltezza. Allora, partiamo da ciò che si trova sopra. Nuovissimi, Bent 90. Vi svelo un piccolo segreto, questi li stavo già usando l'anno scorso, ma con le grafiche dei Bent Chetler 100. Vabbè, la famiglia Bent si è allargata e quindi ci saranno i Bent 85, i Bent 90, i Bent 100, i Bent 110 e i Bent Chetler 120. 90, sci da park, molto fighi. Il 100, uno sci all mountain che si può usare sia in park che in fresca. Io lo uso più che altro in park, però si può usare anche in fresca ed è molto figo. Questi c'erano già da 3 anni, quindi sono già, questo qua è già la quarta edizione, se non sbaglio, del 100. Chicca incredibile, Bent 110, questo è tanta roba. Questo lo monterò tra l'altro quasi sicuramente da alpinismo. E poi Bent Chetler 120, i padelloni da fresca, apriamoli tutti. Allora, tutte le grafiche di questi sci sono state fatte da Chris Bent Chetler e sono state fatte versando della vernice acrilica su una tela, diversi colori, che hanno iniziato a mischiarsi facendo queste forme molto fighe di colori diversi. Lui dopo ha posizionato la forma degli sci sulla tela e dalle forme, adesso aspettate perché questa è complicata, dalle forme che si sono create con la vernice che si mischiava, ha tirato fuori delle forme astratte che lui ha tipo evidenziato o comunque fatto risaltare con il pennarello nero. L'obiettivo della giornata sarà rimuovere loro due, perché di neve non ce n'è purtroppo, quindi fresca non si può fare. Andare in park a provare i Bent 90 e i Bent 100. Darvi un feedback, capire un pochino meglio quali preferisco io e che particolarità hanno gli sci. E quale secondo me è più polivalente e quindi che vi consiglierò con più cazzutaggine. Allora, sugli attacchi vi dovevo dire che sui Bent 90 monteremo questo nuovissimo attacco, ed è una chicca incredibile, che si chiama Strive. E sono i nuovi attacchi da Freestyle Atomic che andranno a rimpiazzare il classico STH-WTR, che sono quelli che ho usato negli ultimi anni. Direi che possiamo. Ah, sì, piccolo dettaglio non indifferente. Non sono più automunito, cari followers. Non sono più automunito perché è successa una cosa e quindi andremo a piedi a sciare. In tutto ciò, visto che il video degli scarponi vi è piaciuto così tanto, io direi che vi dovete iscrivere al canale, lasciare un commento e mettere mi piace al video per altri contenuti così sul materiale. Ciao! Stiamo camminando. Un'attività che non mi piace fare. Allora, come si montano gli sci? Praticamente, se prendete degli sci nuovi a cui dovete montare gli attacchi, dovete scegliere innanzitutto a che punto dello sci montare l'attacco. Comunque qua Atomic sono molto carini e ci danno già dei consigli. Quindi Factory Recommendation è quello che loro consigliano per, diciamo, sfruttare lo sci al massimo del suo potenziale. Questo sarebbero montati per andare a sfruttare la sciancratura e quindi sciare bene in pista. Io questa cosa non la farò perché sono trasgri. Li monterò rispetto al Factory Recommendation
7 cm e uno più avanti, in modo da avere lo sci che è uguale a la stessa dimensione di punta e di coda. Per andare in switch è un pochino più semplice, soprattutto sui Ben Chetler 100. Se li volete usare come uno sci un po' più polivalente, quindi sia da fresca che da park, vi consiglio di montarli al factory recommendation, perché in fresca almeno avete un po' meno coda e riuscite a galleggiare più facilmente. Quando avete montato gli sci, ricordatevi di regolare il peso, a meno che vogliate prendere una mega facciata alla prima curva. Ragazzi, ci siamo finalmente in park qui al Mottolino. Allora, a parte il fatto che salire con gli sci in spalla, con due paia di sci, mi sembrava di essere tipo pronto per una gara incredibile, invece stavo solo venendo in park a divertirmi. Partiamo con i Bent 90, 90 mm di larghezza sotto il piede e con l'attacco Strive. La differenza dallo Strive all'STH è il modo in cui si aggancia al piede, e così a primo impatto mi sembra che vada a prendere il piede leggermente più sotto e che il piede sia un pochino più stabile. Ci vorrà sicuramente qualche giro per abituarmi, perché gli sci sono nuovi di pacca e gli attacchi sono nuovi, è un feeling un pochino diverso. Quindi faccio qualche giro con questi e poi switcho e uso i Bent 100 e vi do un feedback. Importantissimo, questi sci li potrete trovare nei negozi da ottobre-novembre 2022, ma, e c'è sempre un ma, con il link qui sotto che vi lascio potete andare al noleggio del Mottolino e provarli in anteprima già questa stagione. Quindi affrettatevi, perché è l'occasione incredibile. Sci super nuovi che non troverete da nessuna parte, li potete già provare. Wow, ci siamo, primo feedback. Allora, ho fatto pochi trick e trick con cui ho tantissima confidenza. Perché non voglio abituarmi troppo a uno sci prima di cambiarlo e voglio riuscire a concentrarmi proprio sul feeling che mi dà lo sci piuttosto che sul fare il trick. Feedback del Bent 90, me li tolgo che voglio farvi vedere una cosa. La cosa che mi piace di più in assoluto di questi sci è, oltre alla grafica sotto, che però io non la vedo quando scio, quindi vabbè, il flex pattern, quindi in che modo si distribuisce la morbidezza e la durezza dello sci per la sua lunghezza. Non so se ha senso questo. Ha senso? Sì. Ok, va bene. Allora, tendenzialmente lo sci ha un flex pattern che è distribuito in maniera molto regolare. Su questi sci abbiamo deciso di fare una cosa innovativa che si trova su pochi altri sci. Quindi di fare un flex pattern molto particolare, ovvero fino a qui, quindi da qui in avanti, uno sci molto morbido e divertente, quindi su cui si possono fare i batter, eccetera. Da qui a qui uno sci rigido che ti dia tanto supporto in atterraggio, e poi da sotto alla coda ancora morbido. Guardate, punta morbidissima e sci che si indurisce. Quindi veramente mi piace tanto tanto, è molto divertente. Sono ancora nuovi, quindi ci devo fare un po' d'abitudine. L'attacco mi dà l'idea, ci dovrei sciare un pochino di più per dare un feedback onesto, serio, però a primo impatto mi dà l'idea che il piede sia molto più ancorato allo sci. Non so perché, ma mi dà come questo feeling. Torniamo su e passiamo ai Bent 100.
Amigos, direi che ci siamo. Ho fatto lo stesso trick che mi serviva per capire. Allora, diamo un feedback onesto. Sono passato da dei 90 a dei 100. Questi qua sono 100 mm, quindi 10 cm di larghezza sotto l'attacco. E sono molto 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 diversi. Non sono abituato a sciare con degli sci così larghi. Questo sicuramente complica le cose, ma non posso assolutamente negare che anche questi sono degli sci super divertenti. Chiaramente ci si deve abituare, perché lo sci è leggermente più largo, quindi la maniera in cui si va sulle lamine eccetera cambia. Indipendentemente da questo, sono degli sci fighissimi. Flex pattern molto simile ai 90, ma chiaramente accentuato dalla larghezza dello sci. Quindi anche questi hanno una punta morbida, la base un pochino più rigida e poi la coda morbida. Se dovessi consigliare uno sci per fare tutto, Bent 100, assolutamente. Con questi ci puoi fare fresca, con questi puoi andare in park e divertirti un sacco e fare tutti i trick che si possono fare, perché per esempio Ralph Wellconer usa solo questi anche in park. Quindi, boh, che dire, veramente veramente fighi. Raga, vi faccio vedere una cosa fighissima di avere gli sci nuovi di pacca con le lamine nuove. Si possono fare le curve. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Continueremo con i video tecnici in cui parliamo del materiale, perché vedo che li state apprezzando e comunque sono cose che, di cui non parla mai nessuno, soprattutto nel freestyle. Direi che per questo video è tutto e adesso vado a godermi un po' di sci nuovi con le lamine e farò due curve. Ciao!